Abbiamo Marcello Nicchi che ha portato la terna arbitrale di Serie A, giusto? Sono stati ad arbitrare la partita, sono ragazzi che devono rientrare ora appena possibile a Coverciano, che sono impegnati, domenica c'è il campionato e si sono prestati per dare un contributo di solidarietà anche loro, anche gli arbitri, a questa iniziativa che non solo celebra il compleanno di Enzo Ghinazzi in arte pupo, ma è la fonte di una iniziativa di solidarietà che ha portato dei buoni risultati. Mimmo Celi. Mauro Vivenzi. Fabio Galloni. Mimmo, Mauro e Fabio, voi avete arbitrato, quindi ora però la partita è finita. Chi ha giocato meglio, al di là del risultato, che è di 4-3 per la nazionale cantanti, mi hanno detto? 5-3. 5-3. Sì, si vede che quello che me l'ha detto ha perso una rete. Ha giocato meglio la nazionale cantante? Hanno giocato bene entrambe. Penso che la giocata più importante e fondamentale sia stata quella di raccogliere qualche cosa per questa iniziativa che ha avuto Pupo. Quindi credo che la giocata più bella sia stata quella. E Pupo, tonicamente, come l'avete visto? È la prima cosa che ho fatto a fine partita, sono andato a fargli i complimenti proprio per lo stato di forma, oltre che per la bontà della sua iniziativa. Quindi mi ha stupito anche da quel punto di vista, oltre che tutto il resto che potrà sembrare un luogo comune, ma mi ha colpito molto questa solidarietà che si percepiva da parte di tutti. E quindi era la prima volta che arbitravate una partita del genere? Sì, almeno per me sì, per i colleghi presumo, ma sicuramente penso oggi più che mai si abbia bisogno di questi momenti e di persone positive per motivi positivi e nobili, ecco. Quindi per noi è stata una grande esperienza e ringraziamo dell'invito, ecco. Ovviamente si riferiscono all'incasso che verrà diviso tra due associazioni, una di Firenze per la cura delle malattie, dunque si chiama Cure to Children di Firenze, e Vite Ollus di Arezzo, che fa capo al dottor Magnolfi con questa Ollus, della quale ovviamente come Aretini andiamo fieri. Grazie e buon divertimento. Grazie a voi.